EUGoogle è un progetto maturato nell'ambito dell'iniziativa Smart Cities and Communities della Commissione Europea e ha lo scopo di dimostrare che alcuni modelli di riqualificazione energetica sviluppati in ambito urbano sono fattibili e possono essere replicati e adottati da altre città. Avviato ad aprile 2013 e cofinanziato con i fondi del settimo programma quadro dell'Unione Europea, EUGoogle ha visto la partecipazione del Comune di Milano e del Politecnico di Milano come partner italiani. Il progetto per Milano comprende la riqualificazione di due condomini di edilizia residenziale pubblica e di un asilo nido con l'adozione di soluzioni avanzate per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il progetto EUGoogle ha permesso al Comune di Milano di fare un'operazione importante e di scegliere i quartieri popolari come bersaglio di questa operazione. Gli obiettivi coincidono con quello che l'amministrazione si è posta in questo mandato e mi auguro possa proseguire negli anni a venire. Abbiamo bisogno di stimolare i comportamenti verso un'attenzione più forte nei confronti dell'ambiente e delle politiche di sostenibilità in generale, e su questo il tema dell'energia è già quello decisivo rispetto al quale l'Italia e devo dire anche Milano hanno ancora molto molto da imparare e da fare. Come rivestimento esterno era stato scelto un pannello, perché era un pannello che conteneva amianto, e questo ha portato e ha spinto a svuotare innanzitutto l'edificio. L'amianto è stato completamente asportato, dopodiché si è iniziati con le lavorazioni successive. Le pareti sono state isolate con 14 cm di EPS, un polistirene espanso, quindi con un cappotto, e poi la copertura piana è stata anch'essa isolata raggiungendo dei buoni valori di trasmittanza termica. Poi anche aperto questo edificio. Prima questi ambienti dove siamo erano completamente tamponati, quindi mancava un senso anche di filtro, di penetrazione del sole, era tutto molto più cupo. Quello che è stato aggiunto in più rispetto ai lavori che ho già descritto sono i pannelli fotovoltaici in copertura e un sistema di recupero di calore preso dalla ventilazione meccanizzata. Il sistema di recupero del calore di questi condotti che ci sono in copertura portano l'aria all'interno di questa unità trattamento aria. La pompa di calore è una pompa di calore aria-acqua che scalda un fluido. Il fluido va nel serbatoio che va nel piano interrato e preriscalda l'acqua fredda di acquedotto che poi sarà l'acqua calda sanitaria. Per ogni kilowatt elettrico consumato vengono prodotti 4 o 5 kW termici. Cioè lo scopo di queste pompe di calore non è quello di produrre acqua a una determinata temperatura, ma quello di lavorare sempre al livello di massima efficienza. Chiaramente si tratta di concetti fisici tradizionali, quelli di isolare dal freddo d'inverno e dal caldo d'estate attraverso un rivestimento dell'edificio con uno strato isolante molto spesso, quello che si chiama cappotto isolante. Lo stesso per quanto riguarda le finestre, abbiamo delle finestre con prestazioni molto migliori che nel passato. Le protezioni solari esterne sono di nuovo una cosa tradizionalmente l'abbiamo usata. Qui tutte queste cose permettono di ridurre il fabbisogno di energia attiva che bisogna fornire all'aria interna all'edificio per mantenerla in condizioni di comfort sia d'inverno che d'estate. Ci sono diverse realtà in cui finalmente il comune si rende conto che rispettare la norma non è solo perché va rispettata la norma, ma per migliorare il comfort degli utenti e avere anche un'occasione di accedere a finanziamenti di nuovo genere. Io sono contento di vivere in questa casa, tanto contento che dedico parecchie ore della mia vita a occuparmi della casa e degli altri inquilini. Uno dei progetti che abbiamo presentato è la piantumazione di una trentina, quarantina di alberi ad alto fusto per aiutare il cappotto a mantenere le condizioni climatiche all'interno della casa. Io mi trovo abbastanza bene, in quanto prima non avevo queste tecnologie. E quindi avendole chiaramente mi trovo bene perché puoi regolartele come vuoi, no? Molti progetti da EUGoogle in avanti sono volti a non solo rispettare i limiti di legge, quindi a rimanere all'interno del quadro normativo specifico, ma anche a porsi delle domande in più, che sono quelle per esempio di comfort degli abitanti o di comfort dell'utente.
Questo può servire sicuramente al Comune di Milano, che oggi si presenta come un avamposto importante rispetto anche a queste politiche, ma l'augurio è che tutto il Paese su questo riesca a crescere, ad apprendere e a diffondere queste buone pratiche anche altrove. Su questo sappiamo bene che l'Europa è sicuramente un veicolo, uno strumento importantissimo di facilitazione di queste forme di apprendimento.